La luce illumina le pietre. La città si sveglia e il giorno avanza lentamente a Massa Marittima, antico cuore medievale della Maremma toscana. Una città ricca di storia che ha saputo conservare nel tempo monumenti, capolavori d'arte e dove ogni suo piccolo frammento ha qualcosa da raccontare. Tra le caratteristiche che la rendono unica, anche il legame con il bellissimo paesaggio delle colline metallifere che la circonda e sul quale, dalla sua posizione elevata, getta lo sguardo fin sul Mar Tirreno. Punto di contatto tra il centro abitato e la natura è la sua antica cinta muraria, quasi completamente integra, che costituisce una soluzione di continuità e nello stesso tempo una mirabile cerniera tra città e territorio. Le mura di Massa Marittima hanno costituito per secoli il sistema difensivo del nucleo storico della città. Una prima cinta muraria dotata di porte e di un sistema di torri di avvistamento venne costruita attorno alla città durante il XII secolo. Nel corso del 200 fu ampliata e ulteriori interventi furono compiuti in varie fasi dai senesi durante il 300. Epoca in cui venne realizzato l'imponente complesso del Cassero, che inglobò preesistenti strutture fortificate nel punto di passaggio dalla città vecchia alla città nuova. Le mura, quindi, raccontano la storia di Massa Marittima. Le fortificazioni, risultato degli eventi che hanno caratterizzato la storia della città, sono da salvaguardare e da conservare, perché rappresentano il risultato di successive stratificazioni condizionate dagli eventi, ma anche dalla morfologia del suolo, dai materiali da costruzione locali, dalle opportunità di controllo sul territorio circostante. Nel caso di Massa Marittima, la doppia cerchia si configura in due tracce ad anello che si intersecano per un tratto alla saldatura fra la città vecchia e la città nuova, dando luogo a una forma a farfalla di straordinario potere evocativo. Tutte queste stratificazioni sono come un testo. Raccontano la storia della città e la sua evoluzione, anche se poi, dopo aver perso la sua funzione originaria, la cinta muraria è andata incontro nei secoli a un parziale degrado e abbandono. Alcuni tratti sono stati interrotti per agevolare la viabilità e altri sono divenuti parte integrante degli edifici. L'azione del tempo rischiava di mettere in pericolo la stabilità stessa della cinta muraria. Il comune di Massa Marittima, la regione toscana e l'Università degli Studi di Firenze, consapevoli che queste mura rappresentano un segno fondamentale e un bene architettonico da preservare, hanno avviato a partire dal 2006 un importante progetto per il loro recupero. Dopo una prima fase di studio e analisi delle strutture e del loro contesto, il comune di Massa Marittima nel 2010 ha bandito un concorso di idee allo scopo di esplorare il tema della riqualificazione delle mura, delle aree circostanti e del rapporto tra la città storica, i suoi percorsi, la via Massetana e il paesaggio. L'obiettivo era quello di valorizzare la bellezza e la qualità della cinta muraria e delle sue aree circostanti, proponendo nuove funzioni che portassero a una riscoperta del legame tra paesaggio urbano e rurale e di conseguenza alla valorizzazione di aree della città fino ad allora poco conosciute. I lavori si sono quindi articolati con interventi di conservazione delle superfici e delle strutture, di rimozione della vegetazione infestante e di sistemazione dei percorsi. Un'attenzione particolare è stata dedicata a quelle parti delle mura integrate con le forme della natura, valorizzando con una illuminazione mirata le strutture rocciose di travertino su cui si erge la città. Il primo aspetto era quello del consolidamento delle mura, ma in realtà è molto importante che un monumento, quando viene consolidato o restaurato, ritrovi il suo ruolo all'interno della città. E le mura erano marginali, quindi non facevano parte della città perché i percorsi le evitavano accuratamente. Quello che abbiamo fatto fondamentalmente è stato ricostruire un nuovo percorso che consente ai cittadini di vivere le mura e di riscoprirne il loro rapporto con la città e con il paesaggio. Questo è un altro aspetto fondamentale, cioè quello della
di riportare le mura attraverso una nuova percorrenza nel circuito della vita delle città. Quindi noi, quando vediamo, per dire, la traccia delle mura, vediamo di fatto una sorta di disegno della morfologia della collina. È stata poi realizzata una rampa che è diventata l'accesso al Giardino d'Arte, realizzato da Maria Dompé, un artista di fama internazionale. Il giardino rappresenta una fase ulteriore del progetto di recupero. Un'opera a verde che nasce in uno spazio che per decenni era rimasto un orto abbandonato. Inoltre, grazie agli scavi archeologici effettuati prima della sua realizzazione, è emerso un pezzo di storia della città del tutto inaspettato, che racconta un aspetto inedito del suo passato. Nel momento in cui, nell'ambito del cantiere di restauro, dovevano scavare delle fosse per il drenaggio delle acque piovane, c'era la necessità chiaramente che un archeologo sorvegliasse lo scavo di quella trincea. All'interno di questa trincea, sin dal primo momento, quindi stiamo parlando del 2014, sono emerse evidenze archeologiche di notevole importanza, collegate ad una probabile lottizzazione di case, quindi ad una serie di case costruite a schiera, una attaccata all'altra, con un impianto di smaltimento delle acque, reperti di ceramica, monete, che ci parlavano di un quartiere di una certa importanza, di cui si era completamente persa la memoria, perché diciamo che dal 1400-1500 fino ad oggi aveva mantenuto una destinazione di un giardino, di un orto privato. Il giardino è diventato quindi uno spazio dell'anima, prima che un luogo fisico, un posto magico da amare e scoprire. Un angolo antico e allo stesso tempo un nuovo monumento e opera d'arte, spazio pubblico e punto panoramico dedicato a Norma Parenti, simbolo della resistenza e della lotta di liberazione a Massa Marittima. Ogni epoca deve lasciare la sua traccia. Uno può pensare, in un contesto medievale, cosa c'entra un giardino d'arte contemporaneo. Invece è proprio in questo contesto culturale in cui ogni epoca deve lasciare un segno del suo passaggio, naturalmente un segno integrato, però deve far capire un po' come oggi, nel 2000, noi concepiamo l'arte, e quindi è anche un'operazione culturale volta verso il futuro, cioè nel lasciare la traccia di un'evoluzione di una città che è ancora viva. Non è una città morta, un museo fermo lì, ma è una città viva dove si pensa anche a cosa succederà tra qualche anno. Le mura in genere rappresentano un po' l'identità urbana di un luogo, sono elementi di divisione dalla città al territorio, ma sono anche considerati elementi d'unione, perché fanno parte integrante di quello che è oggi considerato il paesaggio, che non a caso è l'interazione tra l'uomo e la natura, ma cosa fondamentale è anche l'identità che si rispecchiano le persone che abitano un determinato territorio. E le mura, nel caso di una città medievale, sono proprio il simbolo dell'identità storica di un luogo. In una città come Massa, il recupero delle mura, a parte il valore del bene culturale in se stesso, è anche un modo per mettere in contatto l'esterno della città con l'interno, la creazione di un percorso di visita più ampio di quello solito di quando uno visita una città che si limita a guardare la piazza. Qui si fa passare tramite le mura. Le mura diventano proprio, acquisiscono questa funzione di collegamento dell'interno verso l'esterno e invitano a visitare la città da un punto di vista diverso rispetto ai soliti giri canonici. Attraversare le mura è un'esperienza nuova rispetto al passato. L'ingresso e l'uscita dalla città oggi rendono più organico e stretto il rapporto tra un luogo compresso e stratificato, la città, e il paesaggio toscano, dolcemente antropizzato, caratterizzato dai colori forti, dalla luce che abbaglia e dagli spazi aperti. Si riscoprono parti della città fino ad adesso dimenticate, che si collegano agli itinerari monumentali.
È come seguire il filo del tempo, scoprendo nelle pietre i significati della storia, vivendo la città contemporanea e lasciando aperta la porta del futuro. Scriveva Italo Calvino, Zaira, ma la città non dice il suo passato, lo contiene come le linee di una mano, scritto negli spigoli delle vie, nelle griglie delle finestre, negli scorrimano delle scale, nelle antenne dei parafulmini, nelle aste delle bandiere. Ogni segmento rigato a sua volta di graffi, seghettature, intagli, svirgole.